that dance beckon. Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93. Oggi sono qui per darvi due news su Xbox One, come avrete detto nel titolo, che sono gli hard disk esterni e la condivisione del vero nome. Partiamo subito con la prima, che sono gli hard disk. Come sappiamo, ovviamente la Xbox One è composta da un hard disk di ben 500 GB con la memoria di DDR3, quindi una memoria un pochettino lentuccia. E questo ovviamente, oltre al fatto di essere un po' lenta e un pochettino indietro in confronto a quella per PS4 che è di DDR5, e come sappiamo è una memoria che comunque sia occupa anche sistemi operativi, che sono 3 per Xbox One, e io vi dico soltanto che i sistemi operativi di Xbox One sono 3 e occupano ben 136 giga, 135 se non mi ricordo bene ragazzi, quindi già un bel po' di memoria si è andata a fanculo. Quindi ragazzi, abbiamo la possibilità di ampliare con degli hard disk esterni, ovviamente ragazzi, che siano piccolini, grandi, quello che cazzo è, e comunque sia devono essere USB 3.0, perché altrimenti la Xbox One non ve li legge. Potete ampliarla, non lo so, di 500 giga, di 1 terabyte, di 2 terabyte, di 3 terabyte, 4 terabyte, ragazzi, secondo di cosa volete prendere voi. Ovviamente io vi consiglio sempre hard disk che non abbiano alimentazione, perché altrimenti dovete prendere l'hard disk, collegarlo all'Xbox One, collegare l'alimentatore alla presa, e quindi si viene a creare un cazzo di cavi tutti in giro, si creano tutti dei cavetti che vi danno fastidio, quindi non ve lo consiglio. Il consiglio invece dipende da hard disk così piccolini, che magari sono più comodi, 500, 1 terabyte, e poi ovviamente se avete bisogno, se siete dei compratori di giochi, ma veramente ne comprate tantissimi e tenete le installazioni, tenete tutte le installazioni dei giochi, allora vi consiglio di comprarvi una stazione ferma di da 4 terabyte con l'alimentazione, la collegate e la lasciate lì. Questo diciamo che è un buon suggerimento, è un ottimo pretesto per comprare un hard disk, perché comunque sia, come sappiamo, stanno incominciando a trapelare qualche titolo, Wolfenstein, Watch Dogs, tutti gli altri vecchi titoli dell'uscita della Xbox One. Quindi ragazzi, compratevi un hard disk, magari ne trovate anche in offerta, io ne ho trovato uno da, mi sa, 1 terabyte, quelli fini ultra slim tipo Toshiba o Samsung, roba del genere, e costavano sui 70 euro, cioè non è un prezzo basso, però alla fine per un terabyte va più che bene. E pensate che se avete la possibilità, se avete una ottima possibilità economica, di comprare una SSD, che sarebbe un'unità a stato solido che è molto più veloce delle classiche HDD o i classici hard disk di DDR3, di DDR5, che hanno sia Xbox One che PS3 e PS4, vi consiglio di comprare quella, che costa un pochettino di più, diciamo non un pochettino, un bel po', perché l'ho cercata da 500 giga dell'SSD della Samsung e costa sui 200 euro su Amazon, ragazzi. Ed è una memoria con una lettura abbastanza veloce, rapida, e ho letto anche su internet, informandomi un pochettino di più, che molti hanno tolto il sigillo di garanzia di Xbox One per installare al posto della DDR3 di 500 giga, che c'ha già interna la Xbox One, una SSD da 500 giga, e ovviamente la velocità di caricamento è abbastanza, cioè no, è notevole, è veloce, è molto più veloce, mi sa gira intorno ai 10 secondi, 15 secondi in meno di caricamento su qualsiasi gioco, su qualsiasi storia che c'è su Xbox One. Quindi ragazzi, se avete la possibilità, io vi consiglio di prendervi una SSD della Samsung, che sono veramente buone, l'ho trovata anche a 170 euro, però bisogna cercare bene, perché è un acquisto abbastanza impegnativo, 200 euro non se ci pensate bene aggiungete 100 o 200 euro e comprate una PS4, come potrei fare. Infatti probabilmente prenderò un hard disk oltre ad avere questo, prenderò un hard disk anche da 1 terabyte quando avrò più titoli, diciamo, al launch, più titoli su Xbox One. E poi niente ragazzi, questo diciamo è tutto, le cose nuove che ci sono su Xbox One, la condivisione del nome, ovviamente non c'è bisogno che vi spieghi cosa serve. Se avete degli amici, se volete condividere con i vostri amici che conoscete di persona il vostro vero nome, mettetelo pure ragazzi. Ovviamente la condivisione del vero nome è esclusiva per le persone che scegliete voi, non per tutti. Potete scegliere le persone che possono vedere il vostro vero nome, Luca come sono io, Francesco, Alessandro, chi cazzo non lo so, per gli altri ragazzi. Quindi diciamo che è una feature abbastanza inutile a mio parere ragazzi,
E poi ovviamente c'è la personalizzazione del profilo che ho potuto vedere prima. Se non sbaglio, dovrebbe esserci sulla personalizzazione del profilo, personalizzazione avatar, cambio immagine del giocatore e cambio game target. Io ragazzi, su questa cambio immagine del giocatore mi farebbe molto piacere che la Microsoft mi permettesse di mettere al posto di quel cazzo di Mac, comunque sia Titan gigante che ho raffigurato, che per chi mi avesse visto su Xbox One, cioè quel Titan che ha la fiammella nell'occhio, mi potesse far mettere un'immagine mia, perché sarebbe molto più figo, a mio parere. Poi ovviamente Xbox One, per qualcosa dovrò sfruttarlo alla fine, questa cazzo di telecamera che fa foto in Full HD o minchiate varie. Cioè, non siamo d'accordo su questo, ragazzi, cioè, è ovvio. Una cazzo di telecamera Full HD che non mi può servire solo a Sky, ma magari a fare qualche foto da pubblicare su Xbox One. No, non è possibile, ragazzi. Ci vorrà almeno altri 2-3 annetti prima di poterlo fare. Quindi, ragazzi, questo è tutto su Xbox One che possiamo presentare. Su questo nuovo aggiornamento che ho potuto ricevere in anticipo per, non lo so, grazie al mio beta, all'essere beta tester, ragazzi. Essere beta tester vuol dire anche avere aggiornamenti ogni cazzo di giorno. Quindi è una rottura di coglioni, fidatevi. Però mi fa piacere comunque sia provarle in anteprima queste minchiate, che alla fine l'hard disk è anche utile, e la condivisione del vero nome un po' di meno. E niente ragazzi, quindi da qui una notte è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi, commentare, mettere mi piace se ovviamente l'avete apprezzato, noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!